Martedì 8 luglio 2014 ci troviamo a Firenze per un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema della giornata, del workshop di formazione, è proprio quello della riqualificazione edilizia, un tema quanto mai caldo. Il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e necessita di imminenti riqualificazioni, soprattutto per questioni legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. L'obiettivo di questo convegno è formare tanti architetti e progettisti sui nuovi prodotti presentati dalle aziende e, grazie agli interventi degli importanti relatori presenti, anche a dare una visione più ampia di quello che è il futuro dell'architettura in Italia. Vediamo. Se dalla filosofia di territorio zero si parla di una rivoluzione economica e culturale, in realtà la si traduce esattamente anche da un punto di vista tecnico, strettamente tecnico. È una vera e propria rivoluzione, basta comprenderla, cioè non subirla attraverso l'ennesima norma cogente, restrittiva, vincolante per la forma mentis dell'architetto, ma dobbiamo interpretarla nel modo corretto e possiamo tranquillamente dominarla. Mi sento di dire con tutta franchezza che proprio il ruolo dell'architetto in questa fase è fondamentale, proprio per la sua preparazione. Magari ha un po' perso nel tempo l'esecutività, ha perso la dimestichezza a fare un particolare, ma è molto semplice recuperarla. La politica non sta al passo con i tempi del mercato, ma non sta al passo nemmeno con i tempi dell'alta efficienza energetica. Cioè, intendo dire, costruire per esempio nuovo ad altissima efficienza energetica non ha assolutamente alcun incentivo, se non incentivi da un punto di vista di regolamento edilizio. Per cui capite bene che ci sono dei comuni molto avanzati che tengono conto delle ultime norme e comuni che hanno regolamenti edilizi anche datati ma di pochi anni e che assolutamente non vanno incontro all'alta efficienza energetica. Col mio studio stiamo studiando una casa passiva nuova in legno, non ha assolutamente incentivi se non, per farvi un esempio, per il recupero dell'acqua piovana e per il tetto ventilato, niente di più banale nei confronti di quello che invece si spende culturalmente, economicamente per raggiungere un'altissima prestazione. Ci sono comuni, anche in questo caso molto avanzati, che hanno applicato protocolli di alta efficienza energetica facoltativi, come per esempio Casa Crima, perché non dimentichiamoci che ogni volta che un comune dà un incentivo in superficie utile lorda, per esempio, in base ad un risultato di alta efficienza energetica, se quell'efficienza energetica è falsa, cioè voglio dire è la mera compilazione di un software, di dati che però non corrispondono alla verità, quello è un abuso edilizio. Ci sono dei comuni, allora, per non incorrere in queste problematiche, preferiscono dare incentivi in superficie utile lorda a patto che si costruisca secondo protocolli facoltativi di certificazione e qualificazione, dove la certificazione viene rilasciata da un ente terzo pubblico. Questa è la vera differenza. Verificati in cantiere.